Secondo te questo periodo dove appunto fumetti e cinema si sono particolarmente uniti, ne ha giovato un po' anche al mondo del fumetto il fatto che il cinema abbia ripreso tutte quelle testate e le abbia rese tra virgolette mainstream? Perché magari prima i fumetti non li leggevano proprio tutti, magari adesso col cinema c'è un avvicinamento maggiore. Sì, questo c'è, questo succede, tant'è che lo si nota anche con i dati di vendita, nel senso che nel momento in cui comunque escono dei film o delle serie TV legate ai personaggi, ovviamente la testata del fumetto ne subentra un aumento di vendite. L'unica cosa che però, secondo me, perde un po' di vista è che entrambi diciamo i media sono leggermente diversi, nel senso che il Daredevil del fumetto ovviamente non ha il costume del Daredevil della serie televisiva, o come il Batman non porta una corazza suite come quella del film, no? Ma porta una tuta di Kevlar Crow anatomica, quindi è normale che è mobile e quant'altro. Quindi ovviamente inizialmente i giovani di oggi si ritrovano con due interpretazioni completamente diverse, mentre per quanto riguarda la sezione Endgame di Avengers, che poggia molto su, diciamo, l'interpretazione Ultimate, lì c'è stata un'operazione molto più sottile da parte di Marvel, che ha iniziato prima a far uscire una testata proprio con personaggi più realistici e più con quel tipo di design, ma quando è arrivato il film il lettore era già abituato a quel tipo di design e quindi il nuovo lettore che proveniva dal cinema non vedeva questa grande differenza. Quando ci eravamo sentiti un paio di anni fa, ti avevo chiesto, appunto, tu avevi fatto una breve esperienza come storyboardista, ti avevo chiesto ti piacerebbe ritornare, tu mi avevi detto no, assolutamente no. È cambiato qualcosa? No, non è cambiato niente, preferisco, no, più che altro sai cos'è, l'esperienza del cinema è stata sempre fantastica come storyboard artist, mi ha insegnato tanto, però l'ho trovato come un percorso un po' troppo legnoso per chi fa questo mio tipo di mestiere, nel senso che se io come persona, come Carmine, voglio prendere delle responsabilità con il regista o con l'utenza finale, voglio prendermela di prima persona, non voglio che ci siano altre persone che prendono il mio disegno e ci mettano la loro firma. Un'altra cosa che mi era rimasta tantissimo impressa di quella conversazione era come tu eri entrato nel mondo della DC, la famosa chiamata in cui ti avevano chiesto quale personaggio avresti disegnato. Ah, sì. Tu dicesti Superman e loro, ah sì, però in realtà pensavamo ad altro. Sì. E oggi sei qui al Giffoni per Batman. Esatto, preferirei per Superman. Però è impossibile, è un amore impossibile con Superman. Guarda, impossibile non lo so, lo dirà solo il tempo, io questo non lo so. Su queste cose cerco di lasciare andare un po' la corrente, nel senso adesso ho deciso di inseguirlo andando a lavorare in DC. E non è un segreto che abbia già una mia storia, l'ho già pure consegnata a DC, che non so se la prenderà in considerazione o meno, però diciamo che la mia passione resta e spero che dopo Batman, dopo l'avventura degli uffici di Batman, si possa passare agli uffici di Superman. È solo una questione di attesa, spero almeno. Cioè, teoricamente anche Moebius voleva disegnare Iron Man, però non l'ha mai disegnato, quindi diciamo che vedremo, non lo so, io spero. In conclusione, visto che ieri sono stati annunciati i film di Venezia ed è stato annunciato Joker, le tue aspettative per totali. Questo grande titolo? Sono totali, io spero che sbanchi, perché Phoenix ha fatto un lavoro pazzesco a livello di mimica del corpo, facciale, da quello che si vede nel teaser che è stato pubblicato poco fa, e credo che Phillips abbia fatto un'operazione in DC molto intelligente, non inseguire la Marvel con gli stereotipi cinematici che hanno fatto e di rendere un film, cioè nel senso di prendere il carattere del personaggio e trasformarlo in qualcos'altro che non sia lo scimmiottare quello che prende nel fumetto, ma di poterti raccontare l'attuale, un dramma o che sia anche qualcosa di più frivolo, però con l'icona che tutti riconoscono.